In attesa di una nuova ristampa, l'assessore comunale Francesco Sanlinitro ha presentato ieri sera all'Eschilo Lab il suo libro Gera, l'identità perduta. L'iniziativa culturale, moderata dalla giornalista Alice Palumbo, rientra negli appuntamenti dei venerdì letterari promossi dal comune di Gela, dalla libreria Mondadori e dal teatro Eschilo. L'opera, edita nel 2007, è il risultato di un'intensa ricerca condotta da Sanlinitro quando ancora risiedeva al nord Italia e la sua esperienza istituzionale non era immaginabile. Gera, l'identità perduta, si compone di 13 capitoli corredati da immagini suggestive e documenti storici della città, raccontando un periodo che va dalla preistoria alla nascita del petrolchimico. Il testo, dopo l'analisi del primo piano regolatore generale e dell'espansione urbana, traccia infine un piano strategico attraverso progetti puntuali. L'identità che si è persa ovviamente è quella culturale, della memoria storica, della bellezza che aveva questa città nella sua semplicità, dei servizi che aveva un tempo che oggi non ha, anche in rapporto alla popolazione che è aumentata. L'identità che va ritrovata ha necessità comunque di affrontare le sue radici in ciò che siamo stati, nella storia, anche perché l'identità vera, quella profonda, va ricercata in ciò che noi siamo stati. Il futuro ha le radici nel passato. E quello è il percorso di questa sera, che comunque il libro contiene, è sostanzialmente questo. Quindi l'identità perduta qual è? È quella che dobbiamo ritrovare, dove la andiamo a individuare, viste le condizioni mutate in cui oggi troviamo a viverci. Finora abbiamo fatto moltissime attività, che in un certo senso stanca perché è molto impegnativa, però molto soddisfacente. E il pubblico abbiamo visto che ha partecipato, quindi possiamo essere soddisfatti. E poi il nostro intento, insieme all'assessore naturalmente, bisogna insistere sulla cultura, perché io credo nella cultura come sviluppo. È un'opera che racconta la nostra città, racconta la storia di Gela e lo fa ripercorrendone proprio le varie fasi dalla fondazione di Gela fino ai giorni nostri, quindi analizzandone tutte le problematiche con un tono a volte anche aspro, anche duro, che però non sfocia mai nel pessimismo e nella critica fine a se stessa. Quindi per me è stato veramente motivo di arricchimento, un'occasione di arricchimento poter accostarmi alla lettura di quest'opera che oggi sono veramente felice di poter presentare al pubblico.